Il ricavato della nona edizione della camminata gastronomica Val di Sgrana, che si è svolta nel giugno scorso in Val di Brana, Pistoia, anche quest'anno è stata devoluta e consegnata all'Associazione di Volontariato del Territorio, che hanno ricevuto 1.400 euro ciascuna. Il ricavato è stato diviso in quattro parti, due a due associazioni del nostro territorio pistoiese, che sono Spalti e Raggi di Speranza in Stazione. Una parte verrà donata alla parrocchia di Val di Brana ed una parte rimarrà alla Pro Loco, che potrà, diciamo così, reinvestirla per nuove iniziative nel nostro paese, qui di Val di Brana. Quali sono le iniziative che farete? Allora, abbiamo in programma per il mese subito di settembre una sagra, la sagra del fritto, e poi avremo i soliti appuntamenti con le feste per i bambini come Halloween, il villaggio di Babbo Natale e poi alcuni allestimenti sempre qui nel paese per donare degli spazi nuovi alla popolazione di Val di Brana. Nel nostro progetto, ovviamente, Abitare con la SLA, uno dei cardini che lo sostiene sono le fisioterapie domiciliari. Con questo importo noi possiamo devolvere gratuitamente ai pazienti affetti da SLA che ce ne fanno richiesta circa 35 fisioterapie domiciliari. E noi li utilizzeremo per la preparazione dei pasti che tutte le sere diamo senza fissa dimora, che dal 2024 sono tutte le sere dai 70 agli 80 pasti, quindi per noi è certamente un grosso aiuto. Quindi ringraziamo come possibilità di aiutare più persone e anche la realtà del servizio che facciamo come parrocchia, come servizio a territorio, quindi questo si riversa anche su tutta la realtà della parrocchia.